Sponsorizzato dalla Simoni Racing, di cui indosso una camicia che mi tiene caldo nonostante i meno 2 gradi. Oggi guiderò una splendida Porsche GT3 MK2 con cambio manuale. Buona visione! Ti do una dritta, se me lo permetti, su questo catalogo qui. Se non ce l'hai, ti clicchi il link in descrizione qua sotto, simoniracing.com. Ti puoi acquistare la pellicola Parasassi che montava proprio questa GT3. In montagna, sassate, sale, insomma, ha rischiato di rimanere gravemente offesa. Invece è andato tutto bene. Negli shooting che abbiamo fatto, la macchina sembra non avere nessun tipo di pellicola. Per chi ci tiene molto alla carrozzeria, questa pellicola è validissima. Vai qua sotto, clicca il link e utilizza il mio codice sconto ODP15 se vuoi comprarla. Dai, devo sincronizzare sempre le telecamere. È come il Chuck. Ah, perfetto, come un Chuck. Porsche GT3 anno 2011 MK2, e c'ha un alettone che basta guardarla un attimo che impazzisce subito, perché a livello estetico è una tra le mie preferite. Edoardo, fresco proprietario di questa magnifica MK2, che mi ha concesso l'onore, perché per me è ovviamente un onore. Abbiamo un motore flat 6, 6 cilindri, che eroga la bellezza di 435 cavalli e una coppia di 430 Nm disponibili a 6250 giri. Trazione posteriore, motore aspirato, è una macchina che esprime un po' tutte quelle che sono le caratteristiche che amo in una macchina, ma c'è una cosa che questa macchina ha in particolar modo che mi fa impazzire: il cambio manuale. Comunque sono innesti molto secchi ma ben guidati. Certo, va guidata un po' alla vecchia maniera, bisogna darle sempre del lei. Beh, e ti dà un sacco, certo, di soddisfazioni. E pure il motore è un bel motore, il rumore è esaltante dopo i 4000 giri, cioè l'ho presa per quello, diciamo, sostanzialmente motore e cambio. Effettivamente con questo budget avresti potuto scegliere tante cose, però il prestigio di Porsche e una serie di caratteristiche che abbiamo appena elencato fanno sì che questa diventi una delle scelte più gettonate per un appassionato di auto. Io veramente non avevo mai guidato una GT3 col cambio manuale, se non in un rarissimo caso, un rarissimo episodio corto che ha durato troppo poco, ma avevo già assaporato il fascino incredibile della guida pura dei tre pedali, che poi sono quei punti di contatto, come dicevamo, col 997 di Fabio, che ti mettono, che ti fanno instaurare un rapporto con la macchina. Volante, i pedali, il cambio sono i nostri tre punti di contatto, oltre ovviamente al sedile, che ci raccontano un po' quello che c'è sull'asfalto, senza filtro, no? Una cosa, sì, molto pulita. Quindi il cambio manuale è proprio uno status symbol, quel tipo di gestualità che ci permette di godere di più alla guida e che magari in pista ci fa perdere qualche decimo, ma per noi non è assolutamente una cosa che conta. Non ci andiamo neanche in pista, dai. Beh, certo, una macchina del genere io la preserverei il più possibile. Hai anche messo una pellicola trasparente su tutta la carrozzeria, perché sì, le sassate non sono mai, sì, sì, gradite. Sai, Edo, che io questo colore qua non l'ho visto molto spesso, molto di frequente sulle Porsche.
Sì, è un bellissimo colore e dovrebbe essere un optional. All'epoca era un optional per questa macchina, quindi non era il classico bianco, giallo, comunque i colori più, diciamo, sgargianti, ma è un colore che rimane molto molto signorile, ma allo stesso tempo è cattivo, è sportivo. Sì. Abbiamo due modalità per quanto riguarda l'assetto. Ora ovviamente utilizzeremo quello più morbido, quello che si usa anche per gli asfalti bagnati, che permette all'automobile di copiare un po' di più, mentre quando andiamo in pista abbiamo un assetto a disposizione un po' più rigido che ci permette di fare più percorrenza curva. Oggi utilizzeremo l'assetto da montagna, da asfalto leggermente umido, perché come puoi vedere qui qualche chiazzetta di ghiaccio c'è. Sì, abbastanza fresco oggi. Abbastanza fresco, cioè meno un grado. Sentiamo una marcia qui. Motore aspirato ovviamente ci permette di andare molto su di giri. Questa macchina ha il limitatore a quasi 9000. Sì, 8500 giri, che veramente è un urlo incredibile. La spinta è continua, terrorizza lì, soprattutto quando vedi arrivare la curva, ma è la particolarità che fa apprezzare tanto questo motore aspirato. Sì. Un motore da 3,8 litri, flat six, a sbalzo ovviamente, come tutte le 911, e un impianto frenante auto ventilato da 380 mm all'anteriore e 350 al posteriore, con una pinza, 6 pompanti all'anteriore e 4 al posteriore, ci permette comunque di guidare una macchina in modo molto molto sportivo. Questa è una delle mie Porsche preferite perché, come dicevamo poco fa, abbina la bellezza del cambio manuale. E poi che cambio, che ergonomia, sì. L'Alcantara sul volante, sì. Il volante è perfetto. Anche non ha, si vede che è usata, però è una qualità costruttiva che bellissima. Secondo me non c'è più ormai nelle macchine moderne. La personalità, sì, io poi non mi focalizzo neanche sui cavalli perché alla fine è proprio l'esperienza in sé della macchina, no? Bravissimo. Non è l'esperienza di guida, questo tipo di guida, per me secondo me è una macchina, diciamo, tra virgolette, da corsa, tra virgolette. Qua hanno messo le targhe. Manca solo il roll bar, vabbè, quella è l'RS. C'ha il suo carattere, è una macchina particolare. Bellissima. Se tu la riponi la sera c'è sempre la voglia della mattina di andartela a riprendere. Sto sentendo un equilibrio incredibile della vettura. Qui stiamo facendo una passeggiata, seconda, terza marcia, tornanti, sali, scendi, un po' di buche. Come si comporta? Si comporta da vera sportiva e mantiene un bel comfort. Sento che è un'auto ovviamente più rigida, innesti secchi del volante, sterzo estremamente diretto, e mi fanno pensare che c'è tanto margine, si può spingere molto, ma ovviamente essendo la prima volta le diamo del lei, stiamo tranquillini, ma la sensazione che ho è la mano leggermente sudata nonostante le basse velocità e una percezione di un potenziale tale che l'autoscout stasera alle 21 è la prima cosa che bisogna fare, caro, perché che macchina è! Il rilascio, sentite che suono, signori. Bellissima, veramente. E quanto cammina, ragazzi. Sì. Quanto può andare questa macchina? È rabbiosa, vero? È rabbiosa. È violenta. Come si comporta una macchina messa veramente sotto stress? Ecco, comprate una Porsche GT3 MK2 997, venite su queste strade e dateci voi stessi una risposta. Guardate qui, addirittura queste sconnessioni la dovrebbero far saltare molto di più, perché il telaio è pensato per una macchina da pista sportiva, una track car per uso daily. E comunque, nonostante il telaio molto rigido, abbiamo una bella risposta anche in comfort e un feeling di guida che stressa meno rispetto a quanto avrei pensato. Sulla carta è una macchina che va veramente forte. Tu non ci vai in pista, ma questa, se la portassi, daresti paga a un bel po' di automobili. Natura sottosterzante pari a zero, tornante strettissimo. La macchina scorre benissimo, guardate qui che meraviglia, apro il gas,
fantastico. Mettiamo la prima marcia dentro, vediamo come esce di prima. Piano piano, se no slitta. Beh, devo dire che è sensazionale. Rimango in seconda, tornante stretto stretto, sentiamo di coppia come va. Esce bene. Bella, fantastica. Che ne pensi dei freni? Mordente che non arriva immediatamente, ma nel momento in cui schiacci un po' di più abbiamo un'ottima frenata. E sì, è vero, vanno scaldati, ma non è un impianto carboceramico, questo è quello in ghisa. Il carboceramico pesa il 50% in meno rispetto a questo, ma la frenata è bilanciatissima rispetto alle prestazioni di questa automobile. Mi piacciono molto, veramente veramente una gran macchina. Sentite la coppia, signori, siamo veramente in seconda marcia su un tornante. Come va? Motore aspirato, quindi con un allungo infinito. Ci permette di farla scorrere bene tra le curve senza dover cambiare marcia o scalare ripetutamente. Queste sono curve anche un pochino più lunghe, ma veramente veramente eccezionale. Buche e lei come se nulla fosse. Di nuovo una seconda marcia, è un urlo. Invece lo scarico è originale, tutto questo originale. Tutto originale. Questo esemplare è tutto originale. Sì, tutto originale. Bellissimo, non la toccare assolutamente, non serve niente, non servono cavalli in più, c'è solo da guidare e rispettare e apprezzare questo capolavoro dell'ingegneria. Innesti secchi, meravigliosi, sterzo ultra diretto. Mamma quanto è stretto questo. Mamma quanto sei stretto. Va tanto forte, sai, veramente mi aspettavo una grande velocità. Wow, lungo? Ok, sì, sulla frenata paragoniamola un attimo a un'altra supercar, Lamborghini superleggera, tasto on off, tocchi il pedale del freno e inchioda immediatamente. Qui invece abbiamo un pochino di corsa prima di sentire che morde e che va a frenare forte, il che lo gradisco molto perché mi dà un pochino più di feeling. Non ha la ruota posteriore sterzante questa versione, mi spiegavi, io mi sbagliavo poco fa, ero convinto ce l'avesse. No, questa no. Invece no, non ce l'ha. Ma non sento nessun tipo di rollio, la macchina mi sembra piatta quando gira. Sì, sì. Questa esce con differenziale autobloccante di serie. E comunque, nonostante il motore a sbalzo, la macchina ti perdona tanto, sai, le motore anteriore tendono a scodinzolare moltissimo. Questa ha un'ottima trazione perché al posteriore abbiamo un 305 30 19 e all'anteriore, se non erro, un 235 35 19. Anche vecchiotte. Da cambiare, la prossima cosa saranno le gomme da cambiare. Bella, ragazzi, sentite che meraviglia. Sentite che meraviglia, risponde immediatamente. Motore a sbalzo, ma qui davanti è un chirurgo. Noi sulle supercar succede sempre questa cosa, mi viene sempre da dire la stessa cosa. Un minimo grado di sterzo e la macchina cambia immediatamente traiettoria. Quando si dice sterzo diretto, no? Esatto. Mm-hmm.
font del contagiri, del contachilometri di queste macchine, ci perdo praticamente la vista perché passo le ore a guardarlo, quanto è bello, che meraviglia, contagiri bello grosso, posizionato proprio al centro dello sterzo. Mi sta piacendo tanto tanto il volante, devo dire che è bello pure al tatto, no? È bello al tatto, bravissimo, bravissimo. Percorrenza curva, sentiamo, meravigliosa. Gli innesti del cambio sembrano quasi calamitati. A metà corsa entra, te la tira lui. Te la tira dentro. 6.000 e ne mancano ancora 2.5 e io quasi me la faccio addosso. La terza è impressionante. Sì. Seconda e terza sono le macchine, le marce quelle proprio. Ma come entra in curva? Madonna mia, che cos'è? Ma sai che c'è che alla fine bisogna essere anche un po' romantici con queste macchine qua. Sexy è sexy, ma poi sotto al cofano, dietro a quell'asse posteriore, perché diciamocela tutta ragazzi, il motore a sbalzo ha un fascino unico, poi con quei gommoni così larghi, Dio mio, quel culone. Sì, mi sono ufficialmente innamorato. Quel cambio manuale, aiuto! Ne voglio una, adesso! Il controllo di trazione non è invasivo. No. Se guidi pulito ti lascia fare. Sì, sì. È vero, molto vero. Era un po' come me l'aspettavo. Una Porsche GT3 con cambio manuale, signori miei, se nella vita avete questa fortuna, comprate una macchina del genere, perché quello che ti trasmette è veramente l'esperienza pura di guida. Spero sia piaciuto. Se hai un secondo, iscriviti a questo canale e lasciami un like.